tutti, dato che il video sul panino ha riscosso molto successo e ci avete chiesto ancora altri video su quel genere, noi ci stiamo mettendo un sacco di impegno perché poi ci piacciono tantissimo questo genere di video e abbiamo pensato un'idea molto molto carina per voi. In realtà la ricetta di oggi non è un panino, ma sono dei waffle salati che poi andiamo a farcire proprio come un panino. Sono veramente buonissimi, molto molto belli da vedere, perché insomma se servite un waffle tutto quanto farcito tagliato poi in diagonale, fate la vostra figura con un impegno pari praticamente a zero. Sono molto molto facili da fare, vi serve soltanto la waffoliera, la piastra per fare i waffle, non so se abbia un nome in particolare. Io comunque l'ho pagata a meno di 10 euro, se ricordo bene, e per fare queste cosine molto molto carina. Ovviamente se non ce l'avete potete fare anche dei semplici pancake in padella. Vi faccio vedere subito il procedimento. Iniziamo mettendo in una ciotola la nostra farina, questa è la farina integrale di grano, e ci mettiamo il nostro yogurt, va benissimo uno yogurt di soia, l'importante è che sia bianco e neutro, quindi senza gusti. Iniziamo a mescolare e aggiungiamo il latte poco alla volta, anche in questo caso il latte di soia ed è neutro. Se siete intolleranti alla soia o comunque non la volete utilizzare, potete non mettere lo yogurt o comunque mettere uno yogurt anche vaccino e magari sostituire il latte di soia con un latte di riso. Mettiamo adesso i nostri semi di lino, come vedete questi sono tutti quanti frullati e noi li conserviamo in un barattolino, ne mettiamo 3 cucchiaini. Aggiungiamo anche l'olio. Questa è davvero un'idea carinissima, adesso che viene l'estate, dopo da farcire come vi piace di più e magari anche impacchettare e portare fuori, non so, al mare, ma anche in ufficio, a lavoro, all'università, se studiate, insomma, da portarvi dietro, molto molto carina al posto del solito panino. E andiamo a profumare i nostri waffle con questo bel basilico. Ne abbiamo preso abbastanza perché dovranno proprio sapere appunto di basilico, però se lo volete sostituire o aggiungere altre erbe potete farlo. Aggiungiamo la curcuma, bella spolverata, e aggiungiamo ovviamente anche il sale, dato che sono waffle salati. Diamo una bella mescolata adesso. L'ultimo ingrediente che andiamo a mettere è il lievito. Utilizziamo un lievito istantaneo, quindi quello per i dolci, però che sia senza aroma, sia senza il vanigliato che di solito è nel lievito. Ok, il nostro impasto è pronto, come avete visto è veramente semplicissimo da preparare e adesso possiamo formare i nostri waffle. Ungo un pochino la piastra dei waffle e a cucchiaiate adesso mettiamo l'impasto dentro. Fare i waffle è veramente semplicissimo, anche perché la forma gliela dà la macchinetta. La difficoltà sta nel dosare bene la quantità di impasto da mettere nella piastra, perché se ne mettete troppo esce di fuori, se ne mettete poco non viene coperto tutto quanto il rettangolo. Quindi io probabilmente adesso avrò fatto male, conoscendomi. Però vediamo cosa viene fuori. Bene, i nostri waffle sono pronti. Ta-da! Sono venuti bene, per fortuna. Guardate che belli. E hanno cotto abbastanza. Non fatevi fregare dall'effetto piastra che fa in un attimo. In realtà devono cuocere qualche minuto. Noi li abbiamo lasciati quasi 10 minuti. Vi rendete conto che sono cotti quando se aprite un pochino la piastra rimangono attaccati appunto alla piastra, allora ancora devono cuocere, quindi richiudete senza romperli e fate andare ancora, e soprattutto quando li vedete ben dorati. A questo punto non ci rimane altro che farcire i nostri waffle. Noi li farciamo con un pochino della nostra spicy hummus mayo, vedete che la stiamo mettendo dappertutto ma ci piace tantissimo, la ricetta la trovate sul canale. Un pochino di insalatina, questa è rucola e songino insieme, pomodoro, e ci mettiamo un po' di zucchine grigliate. E guardate che bello! I nostri waffle sono pronti e farciti, come avete visto è una ricetta molto semplice, potete poi sbizzarrirvi e farcirli come più vi piace, mettere gli ingredienti che più vi attirano. Io spero tanto che la ricetta vi sia piaciuta, vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!